Al massimo avere un cosiddetto hotspot, quindi un posto dove chi, quei pochi che riescono a passare i controlli, vengono presi, chiusi in questo, in questa struttura per semplicemente il tempo necessario per fare le identificazioni, per i controlli e poi immediatamente partire verso altri territori o essere respinti direttamente. Trieste come hotspot per i migranti. È l'ipotesi messa sul piatto dall'assessore regionale alla sicurezza Pierpaolo Roberti, reduce da un incontro con il sindaco di Gradisca, proprio per fare il punto della situazione sulla rotta balcanica. Numeri mai visti quelli riguardo agli ingressi nella nostra regione in questo 2022 e il fenomeno non accenna ad attenuarsi. Proprio ieri ho avuto un incontro con il sindaco di Gradisca, che soffre una situazione molto simile, vista la presenza del CARA sul territorio, del centro d'accoglienza per i richiedenti asilo sul territorio, simile a quella di Trieste, in una città molto più piccola ovviamente rispetto al nostro territorio. È chiaro che Trieste su questo è al fronte, è fronte della rotta balcanica, non frontiera però dell'Unione Europea, quindi noi al governo chiediamo sicuramente di mettere mano immediatamente a quelle norme che potrebbero tornarci utili nel futuro, limitando enormemente il flusso. Penso ai respingimenti alla frontiera, penso alle riammissioni informali, penso alle pattuglie miste che vanno rafforzate, ma anche un controllo esterno sui confini della Croazia quando entrerà nell'area Schengen. Duro Roberti infine sul sistema di accoglienza diffusa. Dopodiché una valutazione va fatta anche sul sistema d'accoglienza, che per noi non deve essere presente sul territorio, proprio non essendo noi territorio di primo ingresso della rotta balcanica.